22esima puntata di Quattro Amici al Bar. Questa volta abbiamo un ospite diverso, importantissimo, graditissimo. Si tratta del mio amico Antonio Troisi. Ciao Antonio, per essere qui, ti ringrazio. Allora, la trasmissione è all'indomani della brutta sconfitta del Foggia contro il Melfi, una gara che avrebbe dovuto proiettare finalmente i rossoneri nella zona playoff e che invece per la seconda volta consecutiva gli stessi rossoneri hanno fallito questo match ball, copiando, tra virgolette, per certi versi, il risultato della gara di Martina. Due sconfitte che hanno costretto i rossoneri a stare al di là della linea immaginaria che delimita le squadre che possono lottare per la B rispetto alle squadre che rimarranno evidentemente in Lega Pro. Una partita che si era messa benissimo per i rossoneri, comandata nel primo tempo, poi alla fine anche con un vantaggio, il secondo tempo è stato veramente disastroso. Ne parliamo insieme ai miei amici, partendo da Ruggero Alboria, che ci fa come sempre il riassunto della puntata precedente. Cosa è successo a me? Cosa è successo a me? Il Foggia purtroppo ha iniziato questo 2015 in maniera molto altalenante, alternando vittorie e sconfitte. A me si arriva una sconfitta al termine di un primo tempo, devo dire, molto non battuto, anche se forse povero di occasioni da rete, però comunque diciamo giocato combattivamente da entrambe le squadre. Sì. Foggia aveva trovato il vantaggio sul rigore con Cavallaro, un rigore che a mio avviso c'era. Fallo di mano sul cross di Cavallaro. Vantaggio sul rigore, partita che quindi si era messa anche bene per il Foggia. C'era stata anche la consueta parata salva risultato di Narciso, come è capitato nel primo tempo contro il Cosenza e con la Padanese. E aggiungiamo, in quel momento il Foggia vinceva, era nei playoff, ma sarebbe bastato anche un pareggio per esserci. Poi però il risultato del Lecce avrebbe di nuovo reso. Diciamo che in quel momento lì era così. Quel momento con la Casertana che stava perdendo e poi ha perso, perché il risultato finale della Casertana è arrivato credo dopo 10 minuti del secondo tempo del Foggia. Esatto. Al Foggia effettivamente anche quel punto poteva tornare utile sicuramente. Penzioso, certo. Fatto sale, il Foggia stava vincendo e poi però ha iniziato la ripresa con un clamoroso, penso, calo di concentrazione. Comunque ha preso un gol dopo 20 secondi. A difesa schierata. Questo è una cosa molto strana, perché il Foggia nel suo periodo d'oro, diciamo a fine 2014, fino a prima del Barletta, era sempre riuscito a sfruttare i momenti chiave della partita, gol all'inizio del secondo tempo diverse volte, gol nel finale soprattutto molte volte. Invece nelle ultime partite è un Foggia che sembra meno attento in alcuni momenti, diciamo, sembra avere delle amnesie. Cali di concentrazione, gli stessi contro i quali il tecnico De Zerbi ha puntato il dito nella conferenza pre-partita. Ha detto: non dobbiamo avere il cali di concentrazione di Martina. E invece al primo del secondo tempo, questo calo di concentrazione. Ti fermo un attimo, vado un attimo da Antonio Troisi. Questi cali di concentrazione? Non è calo di concentrazione, è mancanza di carattere. Il Foggia è una squadra senza carattere, senza attributi, per dirla chiaro, perché una squadra che va in vantaggio 1-0 deve chiudere la partita o comunque male che va pareggiare. Siccome il Foggia ha ripetuto a Melfi quello che ha fatto a Martina, io sono convinto, mi farebbe un immenso piacere se il Foggia riuscisse ad andare nei playoff, però sono convinto che il Foggia il suo campionato lo vince se si salva, e si salverà tranquillamente. Quella è la promozione, poi si chiama salvezza. Questa è una squadra immatura, ingenua, per niente furba. Forse anche contata come uomini, perché no, non è questione di uomini, è questione di squadra. La squadra non è matura, non ha gli attributi per poter imporsi, questa è la verità, ed è venuta meno sempre negli appuntamenti decisivi. Nel momento in cui doveva fare il salto di qualità, faceva il salto un po', fa come il gambero, due passi avanti, un passo avanti e due indietro, e così non vai da nessuna parte. Vabbè, sicuramente un problema anche di carattere, fermo restando il grandissimo campionato che è stato fatto fino adesso, perché tutti quanti avevano detto come obiettivo iniziare la salvezza, però se si vuole fare qualcosa di più è evidente che in questo momento manchi qualcosa. Argomento che tratteremo anche con Peppino. Faccio finire solo a Ruggero. Vabbè, la disamina della partita. Poi il secondo tempo è proseguito male con l'espulsione di Potenza,
che ha proprio l'uomo di esperienza, ecco. Sì, che ha diciamo inguaiato sia la partita con Murphy che anche ora creerà problemi nella prossima con il Benevento, in potenza che poi non so se hai letto ha chiesto scusa su, sì, Facebook. Ed è stato molto, come dire, sentito questo, sì, questa, sì, risposta di Potenza, e i tifosi hanno apprezzato. A quel punto forse De Zerbi ha rischiato un po' troppo, a mio avviso, provando a utilizzare Quinto come altro difensore centrale e come centrocampista arretrato non temporaneamente, diciamo. Cioè, ha mantenuto l'attacco intatto, per così dire. Non è questione di tattica. Uomo in più, più avanti, più indietro, è questione di maturità. Questa non è squadra matura. Al di là di Quinto che può essere spostato avanti, indietro, è questione di maturità. Questa non è squadra attrezzata per vincere il campionato. Punto. Sicuramente ci sono compagini molto più attrezzate che hanno speso anche dei budget per certi versi clamorosi per tentare la hanno preso anche il largo, diciamo, ampiamente, come il Benevento che verrà a Foggia proprio sabato prossimo. Sì. Finisce. Vabbè, finale con purtroppo gol della vittoria del Murphy, che era stato anche preannunciato un minuto prima da un'altra, sì, occasione clamorosa, praticamente uguale, salvata da Narciso ma calciata male dal Murphy. Però è buffo prendere forse il gol in contropiede fuori casa quando un in meno. Però Foggia è fatto così, deve attaccare. Ma dispiace sempre, anche perché anche il 9 contro 11, poi nel finale, quando è stato espulso Drea, è riuscito per 2-3 minuti anche a schiacciare il Murphy nella sua area. E quindi è una squadra che, diciamo, il Foggia è una squadra che teoricamente aveva i numeri per vincere a Murphy, ma ha i numeri per fare un bel campionato. Quando vedi che una squadra in 9 riesce comunque a rendersi pericolosa. La rabbia è proprio quella, perché non è che si è perso contro Salernitana o altre squadre che sono considerate il top, si è perso contro Barletta, Martina, per quanto il Barletta stia andando benissimo, anzi all'ottavo risultato utile consecutivo, Martina e appunto Murphy. Peppino, andiamo alle note dolenti. Note dolenti qua. Ce ne sono diverse. Anche su 15 punti ne abbiamo presi solo 6. Si parla del girone di ritorno. No, parlo da Barletta. Da Barletta, sì. Nelle ultime 5 gare, cioè, le ultime 5 gare, perché 6 gare fa il Foggia era quarto in classifica. È durata solo una settimana la presenza nei playoff, dopodiché su 15 punti il Foggia ne ha presi 6, ne ha persi 9. E se soltanto avesse recuperato un terzo di quei 9 punti persi con i 3 pareggi di Barletta, Martina e Murphy, a quest'ora era ancora in ballo. Ha ragione Tonino quando dice che non siamo attrezzati per vincere il campionato, siamo attrezzati per salvarci. Mancano i pezzi di ricambio, mancano. In questo momento sono 11 contati titolari e tra infortuni, squalifiche e quant'altro si va sempre in emergenza. Già sei partito con 13 titolari, c'è una formazione tipo più lo Iacono e Dall'Occhio, poi è diventato stratitolare, anzi quando non c'è stato si è sentito la mancanza. Poi sarà un caso, però inizio di ripresa, prendiamo gol sempre sullo stesso lato, mentre invece noi abbiamo vinto a Caserta perché inizio di ripresa, pronti via, il rigore a favore, gol e 2-0. Ora il Foggia, a differenza di Martina, ripresa per il Paletta, ha avuto la fortuna di passare in vantaggio, un vantaggio meritato, e poi giustamente, come nel suo DNA, ha cercato il raddoppio. Ma quando questo raddoppio non ti arriva, segnatamente al 36esimo del primo tempo, quando Cavallaro ha fatto un'azione meravigliosa sulla fascia e ha messo una palla tagliata in mezzo andandosene poi nel campo per destinazione per evitare il fuorigioco, si è visto che come le oche, che una va avanti e l'altra la seguono, i 3 giocatori in maglia bianca sono andati tutti e 3 sul primo palo, non hanno preso il pallone, l'azione sfumata, mentre invece la logica vuole che uno va sul primo palo, l'altro va sul secondo e l'altro rimane indietro, sì, per prendere la respinta del portiere o la respinta corta della difesa, perché, certo, un difensore in affanno può anche svirgolare. Tutto questo non c'è stato. Allora, in quel momento il Foggia, quando dico il Foggia, dico allenatore e calciatore, doveva capire che doveva farsi i famosi 5 minuti di Barletta, si doveva mettere dietro. Effettivamente poi, diciamo, il primo tempo è finito anche 1-0.
quindi non abbiamo neanche avuto il tempo di andarci a chiudere perché l'abbiamo portato all'intervallo il risultato. Solo che nel secondo tempo bisogna fare questo ragionamento. Non stai giocando contro Benevento e Salernitana che da, se pure passi in vantaggio ti possono vincere 4-1. Stai giocando contro un Murphy che non ha grossi attaccanti o perlomeno non ha grandi tiratori da fuori. No. Allora comincia a nascondere l'erba dell'area di rigore mettendo i tacchetti di 6 persone più il portiere. Costringi loro, come loro hanno costretto noi all'andata, come il Barletta ha costretto il Foggia prima di Natale, a giocare in orizzontale, a tentare magari il tiro da fuori, che e quando tiravano si vedeva che la palla non è che sfiorava il palo, andava proprio più vicino alla bandierina del calcio d'angolo che non al palo della porta. Purtroppo così non è stato. Poi ci sono state anche le espulsioni perché questa squadra è troppo nervosa. Forse la parte più grave è quella, perché adesso va a inficiare la partita contro il Benevento. Sicuramente ce ne siamo tornati con le pipe nel sacco e senza neanche, appunto, pieni di cartellini, perché anche i gialli stanno aumentando. E la stessa cosa successe all'inizio del girone d'andata. Il Foggia prendeva un sacco di cartellini perché in quel momento era inferiore a tanti avversari e quindi era costretto a ricorrere al fallo tattico per fermare. E il cartellino arrivava. E adesso stiamo pagando anche con delle espulsioni e quindi abbiamo poi gli infortuni. Ecco perché la rosa è inadeguata. C'è Gerbo che probabilmente ha dei problemi al ginocchio in settimana, bisognerà vedere se riesce a recuperare. Se Van Basten aveva la caviglia di cristallo, pare che Gerbo abbia il ginocchio di cristallo. E oltre a tanta questo sfortuna, è un problema serio perché è un bravo calciatore. Ma forse non è costretto a tornare troppo presto rispetto a quando sarebbe stato al 100% perché magari serviva. No, adesso non so il problema di oggi, però il penultimo problema che ha avuto riguardava l'altro arto perché ha fatto una contrattura antalgica avendo lavorato in maniera differenziata. E quando è rientrato nei tempi giusti per l'infortunio che aveva, a meno che non era un'altra cosa, non si è capito quello che era, però non credo, insomma. L'infortunio era quello e i tempi erano giusti di recupero. Purtroppo siamo messi molto male. Ti vedo abbattuto, Pettino. Ti vedo molto abbattuto. Ma diciamo che la delusione c'è perché avendo provato più che abbattuto, l'ha segnato. Avendo provato il quarto posto per una settimana pensavamo poi forse è meglio andare fuori adesso che non in finale, ma dobbiamo anche considerare che abbiamo 13 punti e mezzo di vantaggio sulla in tutti, ma anche lì che hai preso 6 punti in su 15 e anche lì t'hanno risucchiato qualche punticino, sì, sono molto lontani ancora. La salvezza però non dovrebbe essere. Vedi che là c'è una cosa strana là sotto, è la quintultima che ancora non si sa chi è e chi sarà. Perché è vero che il Foggia ha un vantaggio di 13 punti e mezzo su Lupa, Roma, Messina e Cosenza, 13 punti e mezzo perché poi c'è lo scontro a favore con tutte e tre. Però poi il Savoia che è quartultimo c'ha 17, invece c'ha 20 punti meno del Foggia, no, 20 punti. Gli altri che la lotta per il quintultimo posto sarà, per evitare il quintultimo posto sarà una lotta acerrima, le altre stanno alzando la media salvezza. Il mercato, ecco, contribuirà, il mercato delle altre sto parlando, perché esatto, noi non facciamo mercato, noi passeggiamo la piazza per vedere i prezzi. Oddio, si dovrebbe stringere per Vito Francesco ora, che sarebbe un calciatore che può ricoprire sia il ruolo di mezzala, sia il ruolo di regista, sia quello di terzino destro. C'è stata gente che ha detto che li prendiamo a fare ormai. No, è vero che ormai non saliamo più, però è altrettanto vero che tu il mercato lo devi fare, perché devi completare il campionato, perché devi cercare di essere perlomeno il primo dei non eletti, devi cercare di entrare in ottica di pescaggio, parlo. Come? In ottica di pescaggio. No, ripescaggio scordatino, non è fatto. Ormai Coppa Italia, allora. Coppa Italia, ma soprattutto l'anno 21
la prima di non eletti è quella che d'ufficio diventa la favorita per entrare, no? Sì, ma ogni anno è diverso dall'altro, per ogni, e perciò questo era l'anno buono, ce lo siamo fatti scappare in queste tra Barletta, Martino e Melo. I 6 punti presi, i 9 punti persi o i 6 punti presi sugli oddio, ultimi questa 15 squadra è capace di tutto, capace anche sabato di vincere contro il Benevento, che ha perso una sola partita. E legge dei grandi numeri, dice che legge grandi numeri. Quando noi dicevamo sempre che il Foggia era in serie positiva, no? In 13 partite, se noi andiamo a vedere quelle 13 partite, erano partite in cui il Foggia vinceva comunque poco e pareggiava tanto, e invece i pareggi sono serviti a tenere la serie utile, sono serviti ad accumulare punti, e magari avessimo, ripeto, pareggiato le 3 sconfitte ultime, sarebbe stata tutta un'altra storia. Poi io sono d'accordo, chiudo sull'1-1, hanno criticato De Zerbi che in 10 ha attaccato, no, ha fatto benissimo ad attaccare. Chiedete alla Roma che serve pareggiare a Firenze, andate a chiedere alla Roma che serve pareggiare. Il Foggia doveva cercare di vincere in 10 contro 11, ha fatto benissimo ad attaccare, ha rischiato di vincere, era sull'1-0 che si doveva stare al posto suo, più che al posto suo, perché il gol è arrivato dopo 30 secondi dall'inizio della ripresa, stava al posto suo, probabilmente doveva muoversi di più, vuol dire che sono quei gol che hanno preso, sono un gol da poco, esatto. Ecco perché tutto è nato da lì, no? Parlando di un po' già ingermo, tu non puoi prendere un gol al primo minuto della ripresa, non è ma possibile. Da Pollito lì non lo spandi, Pollito batterie, perché fare tutta la stessa cosa come l'avevano fatto a Martino, Pollito batterie. Beh, insomma, sì, un modo colorito per spiegare la differenza, come dire, dallo schieramento del Foggia in difesa in occasione di quel gol. Bisognava mettere un attimo di attenzione nei primi minuti, perché si sapeva che il Nerti sarebbe rientrato in campo con maggior vinta. Le squadre che vincono i campionati sono quelle che vincono in casa e pareggiano fuori. Pareggiano fuori o vincono anche qualche volta, sì. Vedi la Juventus. In casa la Juventus. Il Foggia perde in casa, perde fuori. Come diceva Peppino, tu su 15 punti, ne hai presi 6, dove vuoi andare? Alla salvezza. Anche se il Murphy sembra essere la bestia nera del Foggia, no? Si incontrano da poco le due squadre, però. Sì, però il Murphy è una squadra di Barbatello e mezzo di lui, compreso l'allenatore. Però tu non puoi perdere punti col Murphy, col Martina, col Barletta, regala punti a tutti. E qua è venuto a vincere. Oddio, il Barletta è in serie utile da 8 giornate, se sembra essersi ripreso dopo quel periodo di appannamento dell'inizio. Forse ha venduto Floriano, quindi penso ha venduto Floriano, però ha incontrato comunque il Barletta nel suo miglior momento di forma, e tra l'altro ha sbagliato tutto l'ambiente a caricare quella partita col Barletta come se fosse la finale di Champions. Su, nei primi 4 posti sono le società che hanno investito, il Foggia non ha investito, ha investito sul prestito il Foggia. Chi ha comprato? Il Foggia ha investito sui prestiti. Ha investito dei budget sicuramente inferiori rispetto a quelli che possono disporre le prime 4 squadre del campionato. Non hai soldi per comprarsi una casa, va in affitto. Però non va a dormire alla stazione. Sì, però il Foggia sì, va in affitto, però non può pretendere di farsi la vita al mare. No, quello no. E allora? Vabbè, oggi siamo tutti quanti pieni di metafore. Fantastico. Allora, Ruggero, edilizie, mi dai qualche notizia curiosa nel frattempo? Guarda, ti chiedo intanto, questa è una cosa che potevamo dire qualche settimana fa, ma mi è venuta in mente in questi giorni. Vai. Cosa hanno in comune, forse lo sapete, Podolski, neoacquisto dell'Inter, e Capitano Agnelli del Foggia. Attenzione. Quindi, no? Nel 2000, Podolski è un grande tifoso del Colonia. Nel 2009 giocava nel anche Bayern. Agnelli, no. Il Colonia, per acquistare Podolski, stampò la sua facciona, la divise in pixel e fece comprare ai tifosi del Colonia, fece comprare il giocatore pixel per pixel praticamente. All'epoca anche Schumacher, che è il grande tifoso del Colonia, comprò tantissimi pixel. E alla com'era quella roba? Quanto è bello? Aspetta, quanto è la squadra? No, e come si chiamava il pixel? Non mi ricordo l'altro nome di queste cellule che... Pixel. Quando è bello, questa è la squadra di Pixel. Questa era una frase che diceva Peppino l'anno scorso, per questo ho voluto ricordare. Due anni fa. Scusami.
E quindi compleanno del giorno? No, ti dico intanto un'altra notizia che volevo dire era qualche settimana fa, forse qualche mese fa, avevamo ricordato il Rayo Vallecano che aveva pagato in Spagna l'affitto a un'anziana signora. Sì. A proposito di casa, il Rayo Vallecano giocava Hartner, Peter Hartner, ex nazionale austriaco, ex Foggia. Se caso non lo faceva giocare a Foggia per far giocare Fiorin. Ok. Bene. Deve essere una bella giornata, ragazzi. Sì, siamo arrivati a ricordare queste cose. Comunque il Rayo, che è una squadra molto radicata nel quartiere, ma anche che ama i suoi ex giocatori, ha pagato, sempre con la stessa raccolta fondi, anche una quota a Wilfred Agbonagbare, portiere nigeriano che giocava nel Rayo, che ha smesso, che poverino sta pure bene. Vorrebbe tornare in Nigeria a trovare i figli, ma non se lo può permettere. Il Rayo ha raccolto i soldi per il suo portiere. A parte, Rayo. Potremmo chiedere al Rayo se gli avanza qualcosa. Qualcosa per il Foggia. No. E poi volevo dire che questa è una cosa bella, diciamo, che anche il Foggia ultimamente si è impegnato molto nel sociale. Ricordiamo anche che magari se i tifosi vogliono andare sul sito, trovano sul sito del Foggia ufficiale, trovano i link per offrire su eBay per le magliette il pallone autografato del progetto Foggia Cares. No, queste magliette firmate, autografate, personalizzate da Agnelli, Sarno e Cavallaro, se non sbaglio, sì. Con anche un pallone, diciamo, le cifre raccolte andranno al piccolo Christian, che in questo momento sta vivendo un momento difficile a Roma e al quale auguriamo davvero tutto il bene possibile, perché lo vogliamo vedere tra qualche anno vestire una maglia importante e giocare come un campione nei grandi campi di calcio della Serie A. Foggia è sempre vicino a chi soffre, no? Perché parte su quello che stavano facendo per Cristian, ho visto persino nelle scuole Salvatanai che gli altri coetanei mettono qualche centesimo, perché poi tante gocce fanno anche un oceano. Certo. Per aiutare Cristian, il Foggia ha fatto visita alla UAL. Sì, di Don Luigi, che salutiamo. Ciao Don Luigi. E il Foggia ovviamente ha fatto beneficenza anche al Murphy, che aveva più o meno due, quindi noi siamo attrezzati anche in questo. Mi puoi dare pure il rosso, Caterino Giallo. Il capitano può protestare. Torniamo con un po' di ottimismo, ragazzi, perché comunque c'è una gara sabato 31, tra l'altro una data storica, Peppino vorrebbe festeggiarla nel miglior modo possibile, perché 50 anni fatti, 50 anni fa esatti, mi sto impappinando, il Foggia batte l'Inter 3-2, e quindi bisognerebbe ripetere quell'impresa cercando di battere il meno nobile Benevento, però in questo momento sicuramente la squadra più forte del campionato. Impresa possibile con questo Foggia matto? Chiedo a Torino e a Peppino. Non ho capito la cosa. È possibile che il Foggia batte il Benevento? Visto il Foggia di mezzo di Martina e con Barretta, la vedo un po' dura, può anche vincere, ma la vedo un po' dura, perché il Benevento è una squadra stressata. La vedo un po' dura. Perché invece allora il Benevento è molto attrezzato in avanti. Sì. Poi non ha un gioco, e vive. Chiaro, che uno che c'ha Eusebi, Marotta, c'ha Mazzeo fuori certe volte, c'ha Alfa Gemma, è chiaro che segna. Il Foggia spero che almeno recuperi Gigliotti. Sì, infatti. Perché poi apriamo una parentesi, abbiamo una coppia centrale che tutta la Lega Pro ci invidia, anche negli altri gironi, Gigliotti e Potenza, ma in questo momento l'anello debole è proprio Potenza. Col Catanzaro chi sbagliò? Col Barletta chi sbagliò? E invece, chiaramente col Savoia ci salvò Potenza su Di Piazza, Gigliotti quante volte ha salvato il fondo? Quante volte? E di Potenza cominciamo a ricordarci, a collezionare gli errori. Non parlo delle sue, lui ha chiesto scusa, ma non doveva neanche, lo perdoniamo, perché non c'è niente da chiedere scusa, sono cose che possono succedere, diciamo, nel gioco del calcio. Due o tre errori possono capitare a chiunque, magari gli fa la sbagliata di nuovo un altro calciatore. Allora, primo punto, il Benevento ha un attacco atomico. Sì. E quindi prima o poi segna. C'è una difesa solida costruita praticamente da Brini. La difesa va bene perché Brini ha costruito il muraglione e, tra virgolette, specula su questo fatto. Però il Benevento c'ha i punti. Lascia stare adesso lo scomodo, perché all'andata noi perdemmo in 20 minuti, il Benevento decise di fare allenamento
e quindi non affondò neanche i colpi, perché dice ormai c'aveva Brini che si lamentava che gli avevano messo la presa con la Coppa Roma un giorno prima, e quindi fece riposare i suoi e fece quello che doveva fare. La partita è molto... un pizzico d'orgoglio, no? I calciatori vedranno qualcosina di quel Foggia Inter 3-2, capiranno che è una data importante, dopo 50 anni. Già c'è stato un altro 31, c'è stato un altro 31 gennaio nel 93. Contro? Contro il Milan 2-2. Ah, come no. Però era l'anno appunto che poi riuscimmo a centrare la salvezza, l'anno che eravamo partiti male, no? Infatti era la prima di ritorno. Segnò poi... Papin, non sbaglio. Sì. Signor Seno, Bresciani e Seno mi pare per Bresciani noi. Era la prima di ritorno, perché voi ricorderete tutti la prima d'andata, l'autorete di Grandi. A pochi minuti dal termine il Foggia poteva pareggiare a San Siro con il Milan. No, Di Biagio sbagliò il rigore. Forse sì. Come, senza no, forza. Mi fido di te. C'ero io che feci l'antidoping a Tassotti Albertini. Conobbi il dottor Monti, grande, che ormai non c'è più. E mi rimase impresso il fatto che Albertini chiedesse al dottor Monti: dice, ma se vinciamo quest'anno, che prendiamo il 18° scudetto, l'Inter quanti ne ha? Questi non sapevano, navigavano nell'oro e non sapevano neanche in che condizioni fossero. Adesso Albertini è vicepresidente della Federcalcio. Quando magari anche i bambini sanno che magari il Bologna e il Torino hanno vinto 7 scudetti, il Genoa 9, l'altro Vercelli 7. Non so, io che sono di Foggia, non ho niente a che vedere col Genoa, col Torino e con l'altro Vercelli. Lui che giocava nel Milan non sapeva neanche per che numero di scudetto stesse giocando. Forse all'epoca erano 13 gli scudetti del Milan, insomma. Forse sì. Più o meno erano uno sotto l'Inter, o pari punti con l'Inter, avrebbero poi scavalcato l'Inter vincendo, e lo vinsero, che era il Milan di Capello, non quello di Sacchi. Quello di Sacchi il Foggia non ha fatto in tempo. E quindi, tornando al discorso, la partita col Benevento è una partita difficilissima, si sa. Quando il 31 gennaio erano altri tempi, era un'altra squadra. Io mi devo congratulare con Domenico Carella perché ha scritto questo libro. Sì, voi direte, ma Domenico Carella è tifoso del Foggia e avrebbe molta facilità a scrivere di Insigne, Savo e Farias, per dire. Così come io potrei parlare tranquillamente per ore di quel Foggia di Pugliese, perché l'ho visto. Ma se uno mi chiedesse, perché non scrivi un libro su Marchioneschi, Montanari e Marchetti? Ma potrei scrivere tre frasi. Un libro è difficile da fare per chi non ha vissuto quei momenti, e lui invece l'ha scritto come se ci fosse stato anche lui. Un ottimo lavoro. Sì, l'ho letto e riletto e mi è piaciuto molto. E questa è una partita importante che io sono stato sempre preso in giro dai colleghi giornalisti, perché il 31 gennaio portavo la bandiera dei dolci a casa. Per me il 31 gennaio doveva essere non festa nazionale ma festa civile a Foggia. Questo non si può chiedere ovviamente, però deve essere una giornata in cui tutti i foggiani devono essere orgogliosi di essere foggiani, perché nel 65 il Foggia vinse con l'Inter che era oro mondiale. Ed il Foggia di Pugliese, nonostante, perché molti sanno parlare solo di Zeman, il Foggia di Pugliese sta alla storia del Foggia come il grande Torino sta alla storia del Foggia. Beh, allora io faccio vedere questa, ti ringrazio tutti quanti per i complimenti, troppo buoni, faccio vedere questo invito che formalmente sfoglio davanti alla telecamera, però mi rivolgo davvero a tutti voi, perché vorrei che la sala fosse piena il 30... Non è tifoso qui, non ha un libro di questa impresa in casa, non è un tifoso. Non è un tifoso addirittura. Il vero tifoso si munisce di questo, compra questo libro, lo mette in bacheca e sta lì. Chi non lo fa non è un tifoso. Grazie Antonio. Questo no, ma non è pubblicità, è vero. Perché questa è storia. Allora un tifoso deve conoscere tutta la storia della propria squadra. Non può limitarsi a questo Foggia di Detello, di Patatino. Deve ricordarsi anche che il Foggia è stato negli anni d'oro, anche prima di Zeman, perché molti si fermano a Zeman. La vera Zemanlandia era
Maestrelli, Puricelli, non è che noi il calcio a Poggio non l'abbiamo mai visto, a Poggio abbiamo visto sempre il grande calcio, con Maestrelli, con Puricelli, Toneato, Marchioro, il gioco l'abbiamo visto a Poggio, non è che ce l'ha fatto De Zema. Faccio... E anche per i ragazzi, per i giovani, per capire che cosa è successo, esatto, quel giorno lì. Allora, la presentazione si terrà il 30 di questo mese, venerdì prossimo alle 18.30 presso la Fondazione Banca del Monte in via Appia a Foggia. Questo è l'invito che io rivolgo a tutti voi. Ci saranno, come c'è scritto anche qui, dei grandi campioni di quel Foggia, vale a dire il capitano del Foggia che batte l'Inter, Ciccio Patino, oltre a Roberto Ultramari e Cataldo Gambino, gente che ha portato il Foggia per la prima volta in Serie A, si parla di 50 anni fa, e Ciccio addirittura l'ha portato prima dalla C alla B, poi dalla B alla A. Quindi, insomma, serve anche un po' di entusiasmo, un po' di calore da far sentire a queste persone che si faranno più di 1000 chilometri per essere a Foggia. La peggiore macchina esistente in quell'epoca, la Dufin. Non la conosco però. Una macchina di Dufin, faceva gli schifo come macchina, specie la Prince. E lui aveva quella macchina là, mentre gli altri viaggiavano con l'Appia terza serie, Vittorio per esempio, aveva un'Appia terza serie, passò da bicicletta, Lambretta e Appia terza serie, Vittorio non c'era. Allora io vorrei... Matteo Rinaldi comprò invece la 600, 33 514, la targa, me la ricordo, andiamo insieme a comprarla. 33 514, la prima macchina di Matteo Rinaldi, una 600, Fiat 600, col giradischi in macchina, che si mettevano i dischi in macchina, no? Bellissimo, con i giradischi in macchina è bellissimo. Io per chiudere questa parentesi su Foggia Inter 3-2, rinnovandovi l'invito, leggo una frase che è bellissima, secondo me l'ho messa anche nel libro, è del grande giornalista Gino Palumbo, già direttore anche della Gazzetta dello Sport, che scrisse il giorno dopo di quella partita, perché rinviato qui a Foggia, fra un anno, fra due, fra te, a Foggia si parlerà ancora di questa partita e di questa vittoria. E lo sguardo di molti si illuminerà, ancora di soddisfazione, quando ricordandone e raccontandone gli episodi, potranno dire, io c'ero. E se parlate con qualcuno che c'era in quella partita lì, in tribuna o in curva o anche fuori dallo stadio, perché non si poteva entrare, c'erano 25.000 persone, tutti quanti vi risponderanno con orgoglio, io c'ero. C'erano tubi innocenti e tavoloni e lo stadio era a norma, questo che è fatto in Cimitana non è a norma, questo stadio non è a norma, è una vergogna, abbiamo uno stadio che andrebbe chiuso, non è, io mi meraviglio come... gli danno l'autorizzazione per poter giocare in Foggia. Questo stadio andrebbe chiuso, sigillato, perché non è a norma, non ha niente di sicuro. Diciamo che la commissione di vigilanza farà dei suoi pareri e valuterà la situazione. Andranno 27-30.000 persone. E non c'era l'erba allo Zaccheria? No, quella fece, nel 65. C'era. Compleanni, vai. Ti dico, ti faccio vedere anche il titolo della gazzetta. Ah, è vero, giusto, me l'ho dimenticato. Sì, la gazzetta che divide a metà la pagina, top, sì. Tiri Pogba e la Juve se ne va, solite rime della gazzetta, flop, tiri Mancini e l'Inter resta mini. Poi c'è Gomez, c'è Garcia, Mister X, perché non è l'ennesimo pareggio, sì, invece sì, Tassotti, sì. Se fallisce Inzaghi, perché domani c'è la Coppa Italia. Sì, Inzaghi è a rischio. Sì, Inzaghi è a rischio. Rompi pallone al volo? Rompi pallone, Mancini, sono soddisfatto. Ho chiesto ai giocatori di far girare la palla e me le hanno fatte girare parecchio. Va bene. Battuta vecchia, ma che fa sempre ridere. Fa sempre effetto. Sul Foggia che sul abbiamo? Sul Foggia abbiamo un pallolino basso. Foggia si ferma ancora a Gerbo, lo dicevamo prima. Esatto. Ore decisive per Vito Francesco, o comunque per qualcuno sul mercato, se l'ultima settimana. Sì, il Foggia è. Quando chiude il mercato? Il 2 febbraio. Alle 11 o alle 10, non mi ricordo l'orario, beh, però. Insomma, è cambiato anche l'orario. Va bene. Ti dico i compleanni del giorno, vai. Perché abbiamo due allenatori, Delio Rossi, ex allenatore del Foggia, e José Mourinho. Che ci segue, lo salutiamo. Salutiamo, no, sì. No, non è vero. È un ex calciatore del Foggia come Lisuzzo, ne compie 34 anni. Gioca nel Pisa, se non sbaglio. No, in Lega Pro. Quindi in Lega Pro. Anzi, se si libera, visto le potenze è squalificato e vuole. Vuole fare una corsa qui a Foggia. Per sabato prossimo potrebbe tornare utile.
E abbiamo anche il pizzino. Al volo, vai. Vediamo anche il pizzino. Allora, settore giovanile. Allievi provinciali, Uniti per Cerignola, Foggia 2-0. Berretti, Foggia Ischia 1-4. Allievi regionale, Ortanova, GET Ortanova, Foggia 0-2. Diciamo che non è stata un grande weekend. A parte questo, Foggia, a parte allievi regionali. Giovanissimi nazionali, Aversa Normanna, Foggia 2-1. Allievi Reda Pro, Foggia Aversa 1-2. Futsal, Rutigliano Fuente 4-2. Promozione, Carapelli Altamura 0-0. Bari Monte Sant'Angelo non si è giocata perché dirigenti, squadra e tecnico del Monte Sant'Angelo sono stati aggrediti. E ci dispiace. Basket, Brindisi Diamond 84-67. Brindisi contro la Diamond purtroppo. Olimpica Cerignola Vieste 80-58. Manfredonia Fasano 91-78. Ha vinto il Manfredonia. Ha vinto la Web in Manfredonia. Serie D, San Severo Cavese 3-1. C'è il rischio di non omologazione del risultato, comunque di reclamo, ecco, della Cavese. Una curiosità. Sì. Ma infatti non credo che si possa arrivare a questo. Comunque la Cavese si è lamentata per 5-0 con Cosenza Foggia, disse la stessa cosa. Per un'intossicazione alimentare che avrebbe subito in ritiro dalle parti di uscita. Va bene, Manfredonia ha vinto 2-0 lo Bisceglia. Prima della teoria lo Sporting Downy ha pareggiato 1-1 con il Bitetto. Tutti quelli che ci mandano il Scapoli Ammogliati, come è finito? Non abbiamo il risultato di Scapoli Ammogliati, ma abbiamo i problemi del calcio dilettantistico, della carenza cronica di impianti. È quella sì. Che purtroppo, diciamo, caratterizza il nostro territorio. Niente pizza, ragazzi, anche perché mattina presto magari facciamo colazione, la facciamo tutti quanti insieme. L'appuntamento con questa trasmissione rinnovato per lunedì 1 febbraio, sbaglio? Sì. Che è lunedì? Il primo febbraio anniversario. 2 febbraio, chiedo scusa, esatto, perché è sabato. Domenica. Io faccio riferimento che col Benevento è domenica, invece è sabato. E salutiamo anche il presidente Locampo che viene a fare colazione anche lui. Ci vediamo quindi il 2 febbraio alle 8:15, sempre qui dagli studi di Caricone. La Candelora, speriamo che faccia caldo, così almeno in inverno. Dei playoff siamo fuori. Siamo a passo.